sesto e ultimo round. No! Le regole le faccio io, quindi sì. Voglio sapere, da lei, qualcosa che sta su in cielo. Adesso può parlare. La luna. È quella signorina lì. Sì, no, si è nascosta. È lei. Io voglio sapere qualcosa che sta sottoterra. Si stava mangiando le unghie alla distanza. Stia zitto perché non sento tutti. Scusi. Il ferro. La luna e il ferro saranno i suggerimenti per un film a basso costo. Deve mangiare più carne per far alzare il ferro, io lo ricordo. Un film a basso costo, Roberto, quindi vedremo come un budget limitato fa sì che si vedranno pochissimi attori, ma tantissimi personaggi. Quindi diciamo un B-movie. Un B-movie, quindi un attore, ma tante voci. E tra l'altro una delle primissime, se non la prima volta che viene proposta questa categoria. Forse quindi... nel mondo. Sì, forse anche... Con me, adesso mi sento. 5, 4, 3, 2, 1, cash! Va bene, regista, mi piace così, va bene, oppure lo metto un po' su, più sulle spalle, che dice? Sì, va bene, ma se non mi dice niente, regista, io vado, andrei avanti. Ma vado avanti, che siamo già in ritardo, su! Allora, io... Salga su questo pianeta! Su questo satellite! Alla luna. Allora, io le faccio lo sbarco della luna e le faccio vedere i salti. Io sto sbarcando sulla luna, ma così non, c'è, non c'è l'assenza di gravità, ebbene, oh, come leggermente, sto, ebbene, scusi, mi è scappata. Cosa ha mangiato prima di venire qui? E poi non si cammina così sulla luna. Stop, scusate, vorrei ricordare l'attore Boasso, che è un film a basso costo, deve fare lei, tutti quanti, i personaggi. Ed è bassissimo il costo, proprio. Quasi come... Signor Boasso, stia molto attento. Allora rifacciamo, lo rifaccio. Scusate, ma io quando entro? Entro adesso, c'è la mia parte. Ecco, brava Margherita, quello là proprio non vale niente, non è neanche capace di camminare sulla luna. Ma guarda che io ti ho pagato, ti ho dato dei soldi. T'ho pagato io! Vieni qua! Ma non te do lo schiaffo! Aspetta! Aiuto! Aiutatemi! Va bene, prendi lo schiaffo! Ah! No! Bruto! Ma è attaccato! Cambia, vuole dentro un cazzo! A basso costo, quindi i tempi stringono e stringiamo anche con le prove. Non possiamo andare avanti così. Scusate, io sto sempre qua, Ma sì, Margherita, tu sei eccezionale, puoi fare tutto quello che vuoi, anzi, dopo... Devi star zitta, anche in scena, anche quando ti tocca parlare, devi star zitta! Oh, io vi denuncio, e si sta cambiando le termine! Avete capito? Ecco tu, Bruto, non devi trattare Margherita in questo modo. Se no guarda che io tiro fuori il ferro, Tiro fuori il ferro. Ma guarda, che lui è il mio eroe, lo sai? Lui infatti adesso salta e fa un triplo salto mortale. Sì? Ma sì, ma vediamolo anche carpiato. Con un trattamento... con le gambe in aria e... lo vogliamo vedere? Stop! Vorrei vedere... Prego, cambia. Guarda, ti faccio vedere io, vieni qua, sono di qua, stupida. Guarda, inizio con le pressioni. E una, e due, ma sì. E cinque, ma che pressioni di merda che faccio però? Adesso faccio la capriola. Quella è la capriola. Voi non la sapete. Ah, se non la pianti, te prendo a
carattere ferro sulla testa, eh? Che fai, ti ribelli? No, Margherita, calmati, calmati. Le flessioni vanno bene, e tu, Bruto, posa quel ferro, dai. Ho un'idea io, ma perché non fate a botte tu e lui e chi rimane vivo? Oppure si salva? Ma che bella idea, ma Margherita, te ne esci con sempre delle idee. Che bella idea, che però, ci piace. Ma una volta forse ci troviamo d'accordo. Io e te? Sì. Tu e io? Siamo d'accordo. Ma mi dite che tutte e due siete un po' dell'altra... Margherita, fai qualcosa, chiama la polizia! Stop! Voglio dentro Davide, così. Lo dica, lo dica. Ah, adesso devi chiudere, perché io ti spacco la testa se non corri! Oh, lascialo, lascialo, prendi questo schiaffo! Del torneo 2013, quindi certo. Ci saranno altri 5 incontri ai termini dei quali si saprà chi avrà vinto il torneo, ma la prima sfida è adesso. Luce in sala, per favore, chiedo l'aiuto dei Bad Boys per chi vuole far vincere questi qui vestiti in maniera improbabile. Dovrete fare questo gesto qui, fatelo. Per chi vuole far vincere questi qui vestiti in maniera improbabile, dovete fare questo gesto qui. Tutti provate, grazie, siete bellissimi. Fate così, fate così, fate così e rifate così. Bravo. Abbiamo un pubblico vicino a me. Per loro! E per loro votate! È un momento molto importante, caro Luca! Caspita! Decisione davvero difficile. D'altra parte devo dire che entrambe le squadre sono comportate egregiamente, io mi sono molto divertito. È difficile veramente decidere chi è stato più bravo, anche chi è stato il più brutto, fra l'altro, è difficile, ma. Io ho qualche idea su chi è stato il più brutto. Non lo so, se la ci sta consultando perché dura, vediamo se ha... C'è il responso. Volete fare con la ginnastica, vi basta così? Giratevi! Il pubblico si è innamorato.
anch'io devo dire la verità. Il primo catch della serata. Che varrà il passaggio alle successive fasi del torneo. E nient'altro, perché siamo passo pace.